perché la Juventus lotta contro il razzismo, la violenza e la discriminazione. Tutti gli altri sono dei manipolatori che vi fanno credere di voler lottare contro il razzismo. In realtà sono soltanto i più schifosi di tutti. Scusate l'espressione. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera, Juventini de mi corazon, how you doing? Come state? Ma soprattutto come state preparando questo partitone che ci aspetta domani contro gli acerrimi nemici? Andiamo a Milano, a San Siro, andiamo alla Scala del Calcio a giocarci la semifinale di ritorno di Coppa Italia in quella che doveva essere la stagione peggiore della nostra squadra. Adesso, signori, il vostro Andrea Stai Calma da New York, come sempre, vi ricorda: stai calma, non vi agitate perché la battaglia è una domani, ma la guerra è ancora lunga e noi non dobbiamo mollare fino alla fine. Questo è come facciamo noi, questo è quello che facciamo noi, fino alla fine. L'ansia e la preoccupazione non servono a niente, quindi non vi fate manipolare da questi giornalistuccoli da strapazzo, se li posso chiamare così. Non vi fate manipolare da quelli che non hanno contenuti, e quindi, non avendo contenuti, l'unico modo che hanno per vendere è appunto insinuare l'ansia e la paura e la paranoia all'interno dei lettori. Io personalmente cerco di non cascarci più, non ho la pretesa di non cascarci più, ma viste quelle che sono le tendenze di alcuni giornali, tipo quello rosa, tipo la Gazzetta dello Sport, io dal 2006 non lo leggo più. Adesso forse è stata colpa mia e soprattutto colpa mia per la scelta drastica che ho fatto, se il mio corpo ha sviluppato una specie di intolleranza nei confronti della carta rosa, no? Di questo giornale. Però anch'io vivo nel 2023, sto su Twitter, sto su Facebook, sto su Instagram e specialmente su Twitter molto spesso mi capitano screenshot, retweet, eccetera, eccetera, di paginoni dei giornali, che poi lo sappiamo come funziona la discussione in Italia, no? Io mi sono reso conto anche da alcuni commenti sotto il video che ho fatto sul servizio di Report. La maggior parte di quelli che parlano di calcio purtroppo leggono i titoloni e dai titoloni pensano di essersi fatti un'idea e di aver raggiunto la verità, quando io in realtà parto da altri presupposti. Io credo che non dobbiamo mai smettere di farci domande, no? Quindi, a prescindere da questo, il titolone della Gazzetta di oggi, prima della partita, giorno prima della partita importante come quella che andiamo a giocare, è Juve fuori dalla Coppa, attesa per la sentenza, la foto di Allegri super. Ovviamente stava urlando come al solito: calma, calma, però sembra che sia come spaventato nei confronti di qualcosa che sta arrivando verso di lui e quindi di conseguenza verso la Juve. C'è stata anche una domanda in conferenza stampa ad Allegri su quello che potrebbe succedere il prossimo anno con la Juve fuori dalle coppe, se lui si troverebbe a dover ritrattare i suoi accordi con la Juventus. Questo è quello che facciamo da sempre come preparazione alle partite, non noi, ma in generale il sistema mediatico italiano. Nell'ultimo mese di partite importanti ne abbiamo viste tante e quindi questa è un'altra di quelle occasioni. Bravi, complimenti, continuate così. Io spero che noi riusciamo ad essere abbastanza forti e abbastanza lucidi, appunto, per continuare a farci delle domande e non fermarci semplicemente davanti a quello che è la prima risposta, la prima notizia che troviamo. Essere curiosi è la cosa più importante e quindi lasciamo che questi facciano il suo corso, pensiamo al nostro percorso e pensiamo che domani c'è una partita importantissima che va presa. Voglio dire, queste sono partite che si preparano da sole, no? A livello di adrenalina, di carica emotiva, però va presa molto serenamente da parte nostra, perché
perché dobbiamo partire dal presupposto, prima di tutto, che è possibile uscire, secondo, che niente è nelle nostre mani, niente del nostro destino è nelle nostre mani. Lo so che questo lo ripeto all'infinito, però ci sono cose che ci tengo, ci sono dei concetti che ci tengo veramente a ripetere, perché io penso che sono fondamentali e che dobbiamo sempre tenere in mente nel momento in cui facciamo determinati ragionamenti sulla stagione o sul momento che stiamo vivendo. Allora, serenità, ottimismo, e andiamo a giocare questa partita come sappiamo fare. L'ultima partita giocata contro il Napoli, io ve l'ho detto, mi ha lasciato positivamente speranzoso nei confronti del futuro, perché è stato secondo me un miglioramento importante rispetto al recente passato delle ultime partite giocate. Se andiamo a giocare a San Siro con quello spirito, sono sicuro che avremo modo di giocarci le nostre possibilità. Poi voi, signori, mi direte l'arbitro, mi direte la FIGC, mi direte i giocatori pensano alla squalifica, non squalifica, quello che volete, ma il mister oggi è stato chiaro in conferenza stampa. Io sono contento che lui dica queste cose, perché parto dal presupposto che sono i discorsi che fa anche dentro lo spogliatoio. Noi non dobbiamo pensare, non noi tifosi, noi intesi come noi mister e squadra, non dobbiamo pensare a quello che succede fuori dal campo. E se io potessi dare un consiglio ai ragazzi in questo momento, anche se sembra stupido, che sembra infattibile, non leggete i giornali, cercate di evitare i social, cercate di ripulirvi la testa, cercate di avere una mentalità focalizzata solo su quello che è l'obiettivo. Non pensate a tutto quello che c'è intorno, perché è troppa roba e è troppo confusionario. Lasciate che lo facciamo noi tifosi quello. Lasciate che siamo noi a fare la nostra parte, a fare casino nel momento in cui c'è da fare casino. Casino, tra l'altro, come ha fatto la scelta di doveri, avrebbe dovuto fare da parte nostra, ha fatto la scelta di doveri come arbitro di questa partita, perché non assegnare a doveri una partita così? Lui che ha già parecchia esperienza in Inter-Juventus, Juventus-Inter, e che non ha mai fatto errori, lui che non è mai stato sotto, diciamo, al centro delle polemiche, lui che non è stato fotografato in aeroporto dopo la partita Inter-Juve con lo zainetto dell'Inter bello pieno di gadget e giochetti e magliettine che gli erano stati regalati appunto dalla società nerazzurra. Tanto voglio dire, questa è una partita che già di suo mette parecchie pressioni addosso di qualsiasi possa essere l'arbitro, quindi perché non mettiamo doveri che c'ha già parecchie pressioni dovute ai precedenti durante questo incontro? Il signor Gravina è sempre più on point, si dice da queste parti, veramente sempre più sul pezzo. Bravo, complimenti, approfitto anche per fare congratulazioni per la nuova carica da vicepresidente UEFA, congratulazioni. Sono sicuro che è stato un percorso duro e soprattutto un titolo meritato quello che ha appena guadagnato alla UEFA il nostro amico Gravina. Proprio una coppia perfetta, Dio li fa e Dio l'accoppia. Complimenti a tutte e due, ma soprattutto a tutto il sistema che sta cercando di affondarci in ogni modo. Togli i punti, rimetti i punti, sì, però aspetta 2 settimane che poi magari te ne ridiamo 9 invece che 15. Ha parlato il grande guru del calcio, Adani, che sapendo tantissimo di calcio, visto che è quello che sa più di tutti, che è l'unico che ha il diritto di parlarne, di conseguenza sa anche tanto di legge e di diritto nel momento in cui è collegato al calcio. Ne sa talmente tanto che anche qui su Twitter mi è passato un piccolo short di quello che diceva, che ve lo dico molto onestamente, io non ci ho capito un cazzo. Non ci ho capito un cazzo, perché probabilmente io sono troppo indietro rispetto a lui e lui ne sa parecchio più di me. Però
se vi capita di sentire il discorso che ha fatto sui 9 punti, sui procedimenti che stanno facendo alla Juventus, se ci capita qualcosa e me lo volete spiegare, io sono solo vi ringrazio e sono soltanto veramente grato per l'aiuto che mi fate. Io per adesso accetto di essere a un livello inferiore, lui sicuramente ne sa più di me. Io questi espertoni di diritto, di regolamenti eccetera, vorrei chiedere un'opinione sul fatto Lukaku, no? Sulla squalifica tolta a Lukaku nonostante non avesse ancora nonostante non avesse ancora scontato la metà della squalifica. A me sembra che, per quello che ho capito, è la prima volta che succede una cosa del genere, e sappiamo che la Juventus è una squadra che piace molto per le prime volte, no? Diciamo che nel 99-2000 per la prima volta siamo stati fermi tra il primo e il secondo tempo per un'ora e 40 sotto il diluvio universale che veniva giù. La stagione successiva abbiamo, prima di Roma-Juventus, abbiamo visto come è stato facile cambiare durante il campionato in corso il regolamento sul numero di stranieri da poter mettere in campo, e vi ricordate come è andata a finire. Questa è un'altra prima volta. Le prime volte fanno per la Juve, e Lukaku sarà direttamente in campo, bello bello. A me non fa che piacere che Lukaku faccia parte della partita, però la domanda sul come queste cose succedono sempre con la Juventus mi resta lì, e irrisposta soprattutto, irrisposta da tanto tempo. L'ultima cosa che vi voglio dire, signori, visto che in questo video abbiamo parlato solamente di brutte cose, io dico sempre positivi, però non è che ho portato tanto positività con questo. Io vi dico perché sono orgoglioso, vi do il motivo per cui sono orgoglioso oggi di essere un tifoso juventino, e perché secondo me anche voi dovreste esserlo. Io sono orgoglioso di essere un tifoso juventino perché la Juventus parla con i fatti e non con le parole. In questo caso, ricollegandomi alla faccenda Lukaku e quello che è successo con la curva durante la partita d'andata, io sono orgoglioso di essere tifoso di una squadra che attivamente lotta contro il razzismo, contro la violenza e contro ogni tipo di discriminazione. Non lo fa con le parole, non lo fa quando qualcosa succede e tutti i media cominciano a parlarne. No, la Juventus lo fa con i fatti, e l'esempio oggi è appunto il numero 171, che casualmente è un numero che ci ricorda anche altre cose, ma il numero 171 è il numero di persone identificate dalla Juventus grazie al sistema di telecamere dello stadium, segnalate e daspate dallo stadium. Queste persone, che sono le 171 persone, non le 2500, le 171 persone che cantavano cori razzisti nei confronti di Lukaku, non metteranno mai più piede allo stadium grazie alla Juventus, perché la Juventus lotta contro il razzismo, la violenza e la discriminazione. Tutti gli altri sono dei manipolatori che vi fanno credere di voler lottare contro il razzismo, in realtà sono soltanto i più schifosi di tutti. Scusate l'espressione. E detto questo, signori, sorrisone, andiamo a giocare contro quella squadra di colore un po' così e di odore non particolarmente gradevole, e vi lascio sempre con le solite tre regole: stay fresh, stay crispy, stay calma. Ciao belli.